Thank you.
arrivo in quest'epoca miserevole? E trucco è mai questo? Non è un'illusione, Reziel, ma solo uno sguardo alle pieghe che forma il tempo. Queste apparizioni mi tormentano. Tutto ciò era già stato profetizzato. Impossibile! Questo deve essere uno degli inganni di Kane. La mia mente è artigliata da conflitti. Questa battaglia giungerà fra poco o è lontana molti secoli. Può essere. Quale follia vuole ritrarre questa scena? Kane deve pensare che io sia proprio ingenuo per credere a siffatte menzogne. Thank you.
questo fantasma è una creatura della mia mente o un eco di eventi futuri. Finalmente. Devo dire che sono deluso dei tuoi progressi. Pensavo che saresti arrivato qui prima. Ora dimmi, ti ha turbato uccidere i tuoi fratelli? E tu eri turbato quando hai ordinato di gettarmi nell'abisso? No. Avevo fiducia in te, nella tua capacità di odiare, nel tuo giusto sdegno. Tu menti. Non avresti potuto prevedere niente di tutto questo. L'eternità è implacabile, Reziel. Quando entrai per la prima volta in questa camera, secoli fa, non avevo idea del vero potere della conoscenza. Sapere il futuro, Reziel, vedere i suoi sentieri e percorsi che si aprono come un albero infinito. Come uomo non sarei mai riuscito a sondare queste verità proibite. Ma ciascuno di noi adesso è molto superiore a com'era. Guardando il panorama che incornicia le pianure del possibile, non senti con tutto te stesso che siamo ormai delle divinità? E che come tali non siamo più divisibili? Fino a che anche uno solo di noi resterà, noi saremo legione. Ecco perché, quando devo sacrificare al vuoto i miei figli, lo posso fare a cuor leggero. Molto poetico, Kane, ma in sostanza mi stai offrendo solo una comoda razionalizzazione dei tuoi crimini. Queste sale offrono risposte per chi è abbastanza paziente da cercare. Nella tua fretta di trovarmi forse non hai guardato abbastanza. I nostri futuri sono predestinati. Mobius mi aveva annunciato il mio un millennio fa. Ognuno di noi recita la parte che il destino ci ha scritto. Siamo costretti a seguire sentieri già tracciati. Il libero arbitrio è un'illusione. Sono stato alla tomba dei Seraphan, Kane. Il tuo sporco segreto non è più tale. Come hai potuto trasformare un sacerdote Seraphan in un vampiro? E come avrei potuto non farlo? Gli amici bisogna tenerli stretti, Reziel, e i nemici ancora di più. Non puoi cogliere l'astrusa bellezza del paradosso. Seraphan e vampiri sono la stessa cosa. Le nostre guerre sante, la nostra ossessione di dominare Nosgoth,
E chi avrebbe potuto servirmi meglio di coloro la cui passione trascese ogni idea di bene e male? Non applaudirò le tue contorte bestemmie. I Serafan erano salvatori. Avevano difeso Nosgoth dalla corruzione che rappresentiamo. Ora i miei occhi sono aperti, Kane. Non vedo alcuna nobiltà nell'antivita che hai barbaramente costretto nel mio recalcitrante corpo. Anche se hai scoperto il tuo passato, non ne sai veramente nulla. Pensi che i Serafan fossero nobili o altruisti? Sei un pivello. I loro intenti erano affini ai nostri. Sei perso nel labirinto della tua relatività morale, Kane. Questi fantasmi, questi portenti. Che trama stai tessendo ora? Il destino è un gioco, o no? E tu ora attendi la mia ultima mossa.